intanto con il più sentito ringraziamento nei confronti degli amici della stampa. Io ho sempre invidiato gli uomini politici che erano in condizione di dire i colleghi della stampa. Io non ho la fortuna di poterlo dire, come voi sapete molti politici sono giornalisti e quindi usano o usavano il collega. E vi ringrazio perché siete in tanti in rappresentanza di tutto il mondo della stampa che a vario titolo e nelle varie modalità si occupa della rappresentazione di quanto accade nella nostra città e più vastamente nel nostro territorio. Noi abbiamo ritenuto come giunta, la vedete quasi al gran completo, mancano due assessori variamente impegnati, ognuno su un altro rispettivo fronte, perché abbiamo riconnesso molta importanza a questo incontro di fine anno che si inserisce in una lunga tradizione per l'appunto di incontro tra l'amministrazione comunale e la stampa, che noi abbiamo davvero sentito e avvertito come dovere in queste giornate pur concitate, pur affollate di impegni e di appuntamenti, ovviamente per chiudere una quantità di delibere di fine anno, di alcune pratiche ed anche, ed è buona notizia, per pagare molti mandati che giacevano da lungo tempo negli uffici e sui tavoli della ragioneria, essendo stato ed essendo il Comune in questi giorni, in queste settimane, in condizioni di poter onorare molti degli impegni ovviamente assunti nel tempo e non riconducibili agli ultimi sei mesi di attività, quelli dei quali noi che siamo qui dietro in questo momento rispondiamo e siamo titolati, legittimati e responsabilizzati per risponderne. Voglio pensare per esempio a questo riguardo a quanto stiamo facendo in direzione degli arretrati molto consolidati e antichi delle cooperative sociali che avranno il pagamento di almeno il 50% di tutto quello che negli anni e le prime fatture, le più a ritroso, sono state spiccate nel 2013, poi le fatture del 2014, del 2015 e anche quelle del 2016. Il criterio che abbiamo seguito è un criterio oggettivo, lineare, il 50% per tutti, ovviamente riservandoci l'ulteriore tranche quando e nel momento in cui questo sarà possibile. Perché vi dicevo, abbiamo riconnesso come giunta comunale molta importanza a questo incontro di fine anno, perché l'incontro con la stampa per quanto ci riguarda è particolarmente doveroso, è particolarmente avvertito e anche particolarmente gradito, perché sono i momenti durante i quali non ci si abbandona, come spesso accade, per carità, da parte di tutti, ma c'è chi ne abusa e ne approfitta di petizioni di principio o di polemiche sterili. Noi avvertiamo tutto intero il peso dell'amministrazione di una città che si sta sforzando in questi mesi di uscire fuori dal tornado, dal problema principale, il dissesto finanziario. Ne approfitto per ringraziare in prolusione anche due dei tre rappresentanti delle nostre frazioni, Valentino Amore, delegato della frazione di Santo Pietro, e Mario Velardita, delegato della frazione di Granieri, mentre Salvatore Nicolaci, delegato della frazione di Piano San Paolo, si scusa ma non poteva oggi per ragioni di lavoro essere presente. Proprio ieri sera abbiamo tenuto a Granieri una giunta non deliberante, un incontro tra la giunta e la cittadinanza di Granieri. Non so quante volte si sia fatto nel passato e nemmeno se sia mai accaduto. A noi è sembrato
molto utile istituire ogni 3-4 mesi un incontro con le frazioni. Quella di Granieri ovviamente è un po' più privilegiata perché c'è un nucleo abitativo più consistente con le sue 135-336 famiglie, 450 abitanti, che la rendono ancora, come voi ben sapete, una piccola ma autentica comunità cittadina, paesana, mentre la frazione di San Paolo e quella di Santo Pietro sono un po' più dispersive, una è più una località di villeggiatura e purtroppo sempre meno, e noi tenteremo di metterla al centro della nostra attenzione. Vi dicevo di questa importanza perché noi stiamo preparando, ci stiamo predisponendo verso una relazione di primo periodo che ovviamente io qui non posso che anticipare per qualche tema, non potendone anticipare i contenuti per rispetto al Consiglio Comunale, nei confronti del Consiglio Comunale, il cui Presidente è ovviamente qui accanto a me con noi e che saluto e ringrazio, perché sarà richiesta una seduta al Consiglio Comunale per una relazione di primo periodo. Quando questo accadrà? Questo accadrà quando avremo potuto inviare al Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale che ne diventerà autentico protagonista sotto la guida dell'ingegnere Alparone, avrà potuto deliberare il riequilibrio dei 5 bilanci. Ed entro un po' nel merito, nel vivo della materia ed anche ovviamente fornisco qualche informazione e notizie, perché voi siete sempre giustamente a caccia di informazioni e notizie. Io posso, senza facili ottimismi, affermare che siamo al 90% dell'opera. Avremmo già voluto essere al 100% dell'opera. Era stato in qualche misura auspicato da ognuno di noi. Ma è accaduto che il nostro lavoro virtuoso ha fatto sì che questa virtuosità ci venisse chiesto di allargarla. Cosa intendo dire? Quando, non la settimana scorsa, ma la settimana precedente, l'assessore Giaconia, a cui si deve un impegno particolare e straordinario, come a tutti gli altri assessori, ma in una materia che diventa il cuore pulsante della vicenda amministrativa di questi mesi, si è recato al Ministero degli Interni a Roma, gli è stato detto: bene, bene, bravi, state operando bene con il riaccertamento straordinario dei residui. Noi lo avevamo fatto per gli anni 2012-2013, gli anni cioè che immediatamente successivi al dichiarato dissesto, che ferma il dissesto al 31 dicembre del 2011, erano gli anni che avevano continuato a produrre disavanzo strutturale di bilancio. 9 milioni circa il 2012, 4 milioni e mezzo circa o quasi il 2013. Il Ministero dice: perché non continuate, fate il riaccertamento straordinario anche per il 2014, che aveva pur fatto registrare un disavanzo di gran lunga inferiore rispetto al 12 e al 13? E ovviamente l'assessore Giaconia si è dichiarato assolutamente disponibile, e come non dichiararsi al cospetto del Ministero degli Interni, che alla fine dovrà approvare il nostro riequilibrio, e quindi questo ha comportato, sta comportando qualche ulteriore settimana di lavoro. Nel frattempo accadeva che, ma credo che l'assessore Giaconia lo abbia in queste ore esplicitato alla stampa o in una parte della stampa televisiva locale, è accaduto che il Ministero degli Interni modificasse alcuni prospetti, alcuni quadri delle relazioni da compilare
compiegare al bilancio proprio il giorno prima della nostra delibera del 22 di novembre, seppur la pubblicazione di questi nuovi prospetti sia avvenuta il 29 successivo. Il 21 viene emanata questa circolare, il 29 viene pubblicata. Noi abbiamo deliberato il 22. Si pone in terra di diritto, culla del diritto, qualche volta tomba del diritto, ma noi che abbiamo deliberato il 22 dobbiamo osservare e adeguare la nostra documentazione alla circolare del 21, ho visto che è stata pubblicata dopo e fatta salva. Il Ministero dice, ma guardate, visto che dovete fare ancora quel riaccertamento del 2014, allineatevi, anche voi, del resto vi gioverà per il futuro. Come non dire di sì al Ministero degli Interni, a cui spetta poi l'ultima parola circa l'autorizzazione e quindi il nulla osta alle delibere che saranno adottate dalla Giunta e dal Consiglio. Dunque, in sintesi, i tempi che ci siamo prefissi sono i seguenti. Entro la seconda decade di gennaio, ultima delibera di Giunta, non per modificare i numeri, perché i numeri sono quelli della delibera del 22 di novembre, ma per adeguare, secondo le nuove direttive del Ministero, gli schemi e gli allegati, e poi il protagonismo, il ruolo assolutamente indispensabile del Consiglio Comunale, che io mi auguro di vero cuore voglia approvare alla unanimità, perché a quel punto sarà stato merito di tutti e non solo di una parte della città o, se volete, dell'amministrazione, della politica, fare uscire fuori Caltagirone dalla condizione del dissesto formale. Sappiamo che la situazione finanziaria resterà una situazione delicata e fragile, che i bilanci da 42, 43, 44 milioni di euro non saranno più possibili. Questi sono i numeri del passato, ma erano numeri non veri, parzialmente non veri, perché la verità è che il Comune di Caltagirone potrà avere bilanci in equilibrio per non più di 33-34 milioni all'anno. Quando saremo in grado di efficientare al 100% il sistema delle entrate tributarie, ovviamente potremo contare su maggiori risorse per programmare la spesa e per orientarla anche e soprattutto in direzione dello sviluppo socio-economico della nostra città, e tutti sappiamo quanto ve ne sia di bisogno. Ma certamente mai più bilanci con entrate sovradimensionate e uscite che sono sempre certe e sempre con richiesta di maggiore e crescente generosità nelle uscite. Anche da questo punto di vista, questo nostro incontro di fine anno si annuncia e cade in un momento in cui l'amministrazione comunale registra l'attenzione e devo dire anche il rispetto da parte degli organi di controllo di quanto ha messo in campo e riuscita a mettere in campo fino a questo momento, e cioè la maggiore efficienza delle entrate. Voi sapete come io alcune settimane fa abbia assunto doverosamente su di me personalmente, ovviamente nella condivisione piena della Giunta, una responsabilità, che è una responsabilità politica ed è una responsabilità sociale. E vi assicuro, e vi prego di credermi, non l'ho assunta né a cuor leggero né con il piglio del ragazzino che si trova
a governare per la prima volta alle prime armi. L'ho fatto perché intanto ci è stato chiesto in maniera assolutamente stringente dagli organi di controllo e poi perché era necessario farlo. Questi 46.000 avvisi di accertamento che qualcuno ha voluto confondere come cartelle, non sono cartelle. Gli avvisi di accertamento sono atti amministrativi di reciproca collaborazione tra il cittadino e l'ente impositore, l'ente accertatore, cioè il comune. Sono la somma di quello che si sarebbe dovuto fare negli ultimi 5 anni e che negli ultimi 5 anni non è stato fatto. Per cui dire che se si notificano 10, 11, 12 mila avvisi di accertamento all'anno è cosa minore rispetto a 46 mila in 5 anni, è qualcosa che, ahimè, non sta né in cielo né in terra. Io non mi chiedo perché non è stato fatto prima, ma io mi chiedo e ho la risposta sicura perché era doveroso farlo adesso. Era doveroso farlo adesso perché io non avrei potuto tenere, e nessuno di noi avrebbe condiviso questo fatto, la città sulla corda per dire stiamo provvedendo, stiamo vedendo, stiamo facendo. Che cosa? L'aggiornamento di elenchi che andavano aggiornati progressivamente per anni e che per anni non sono stati aggiornati? In attesa di cosa? Di allineare i dati che non sono stati allineati? Beh, questa è un'occasione per poterlo fare e lo stiamo facendo. Quando mi venne detto dalla ragioneria, su mia espressa, esplicita domanda, di quanto tempo avete bisogno perché venga ripulita questa lista che ha contenuto e contiene degli errori dei quali abbiamo chiesto scusa, come è doveroso che avvenga, sia in termini personali che dal punto di vista ufficiale, burocratico, mandando una letterina a casa dei contribuenti, per esempio con riferimento all'IMU 2015. E mi fu risposto: sindaco, abbiamo bisogno di almeno un anno e mezzo. Abbiamo bisogno di nuovi supporti informatici, abbiamo bisogno di personale, abbiamo bisogno di personale formato, specializzato. E io mi sono chiesto, e io per un anno e mezzo, che poi magari riduciamo a 6 mesi, a 8 mesi, a 9 mesi, perché qui pressiamo tutti continuamente, stressiamo la macchina burocratico-amministrativa, dico alla città stiamo facendo, stiamo aggiornando, non sarebbe stato un buon metodo per ricollegare dopo anni l'opinione pubblica al comune, al municipio, alla pubblica amministrazione. Ecco perché ci siamo assunti, mi sono assunto, se volete, questa responsabilità e sono perfettamente sereno di averlo fatto in piena coscienza e intelligenza e sono particolarmente lieto che la città lo abbia capito. Perché al di là di qualche disagio, e mi dispiace che ci sia stato, al di là di qualche affollamento in talune giornate dell'ufficio straordinario che abbiamo allestito qui in via Luigi Sturzo, al di là delle circoscritte polemiche che non meritano nessun commento, c'è invece una larga partecipazione dei cittadini che intendono mettersi in regola. E nei primi giorni il primo impatto è stato più che positivo, se è vero come è vero che nei primi giorni il comune ha incassato circa 500.000 euro. Questi 500.000 euro oggi sono quasi 900.000, considerando anche le rateizzazioni, ma la rateizzazione è ovviamente un riconoscimento del debito da parte del cittadino che chiede, e l'amministrazione ovviamente non può che concedere, la rateizzazione, la dilazione nel tempo. Quindi sta migliorando e in pochi mesi è migliorato il rapporto tra l'amministrazione e l'opinione pubblica cittadina e i cittadini, che poi se vedono
gli sforzi che si compiono e che si sono compiuti immediatamente sin dal nostro insediamento, che per una logica di calendario è avvenuta 6 mesi e 2 giorni fa. Noi ci siamo insediati il 27 di giugno e oggi è il 29 di dicembre, sono 6 mesi e 2 giorni, diciamo 6 mesi. Immediatamente ci siamo attivati per ripulirla la città, ve la ricordate cos'era la città 6 mesi fa? Le erbacce, le buche, la sporcizia. E immediatamente con le poche risorse che avevamo a disposizione abbiamo dato fiato ad una attività di ripulitura, di scerbatura, di derattizzazione che in città non si vedeva da anni e non mi interessa dire da quanti anni, certamente da lungo tempo. Ci siamo immediatamente posti il problema di manutenzione. Da quanti anni non si vede pubblicata una delibera per manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria? Da quanti anni non si vedeva a Caltagirone la pubblicazione di una delibera per la manutenzione di edifici scolastici, di edifici di pertinenza comunale non adibiti ad uso scolastico, quindi ad uso pubblico degli uffici? Voi sapete che nelle settimane scorse la Giunta ha deliberato per complessivi 300.000 euro circa 3 tranche di delibere per la viabilità, per gli edifici scolastici, per gli edifici pubblici non scolastici. Sono ancora una goccia nell'oceano o nel mare Mediterraneo, e però sono le risorse che abbiamo potuto recuperare in una condizione di ristrettezza di bilancio che è sotto gli occhi di tutti. Adesso andremo con gli uffici a verificare ovviamente le priorità dell'intervento, degli interventi, e così potranno tornare un po' di strisce bianche, un po' di strisce pedonali, un po' di segnaletica orizzontale e verticale, comprese le frazioni. Ma da quanto tempo non si vedeva tutto questo? E nel frattempo ci siamo occupati anche di solidarietà sociale, di servizi sociali, di assistenza. Attenzione qui, quando qualcuno pensa di poter speculare su tanti nostri concittadini che meritano attenzione e che forse meritano più attenzione degli altri, perché vivono una condizione di disagio che si protrae da troppo lungo tempo. Corrispondente periodo dell'anno precedente, del 2015, 0 euro, zero, giugno 2015, dicembre 2015, giugno 2016, dicembre 2016, quasi 45.000 euro, tra assegno civico, pacco mensa, pagamento di canoni di affitto, di pigione, di bollette, anche qui poco, troppo poco, ma meglio di niente. Ma lavoriamo con la Caritas diocesana, con la diocesi, con le parrocchie, per creare rete, per farli sentire meno soli, al di là di certe reazioni di qualcuno, per non farli sentire dimenticati, per far capire loro che la città si occupa anche di loro. Maggiori risorse avremo, maggiori risorse destineremo ai servizi sociali, che sono una bomba innescata. Ecco perché voglio invitare tutti ad abbassare i toni, soprattutto quando si parla di questi bisogni, soprattutto quando si parla di gente disperata con 3-4 figli senza lavoro da anni. E non si tratta di ceti particolari, pensate agli edili in una città che negli anni aveva un'attività edilizia florida e quindi quasi la piena occupazione
di migliaia di addetti dell'edilizia, il che comportava poi tutto un indotto, che è l'indotto dei magazzini e l'indotto degli artigiani. Se per anni si blocca l'edilizia, e io non penso a nuove costruzioni, a nuove realizzazioni, oggi penso al grande comparto delle manutenzioni, dei consolidamenti nel centro storico, ma anche in periferia, si bloccano migliaia di addetti. Se non ripartono opere pubbliche, e quelle che ci sono anzi vengono in qualche maniera remorate, frenate o bloccate, ovviamente queste sono le categorie che ne soffrono le conseguenze più di altre. Ecco perché in questi mesi abbiamo lavorato moltissimo sulla regione siciliana al fine di poter sbloccare alcuni finanziamenti. Il più banale che mi viene in mente, come l'assessore Gruttadauria, che ha seguito la vicenda in prima persona, ben sa, i lavori per il rifacimento dei cordoli di congiunzione su Viale Cristoforo Colombo e in altre vie. Anche lì un intervento modesto, ma che al di là della risoluzione di un problema pratico e concreto per gli automobilisti e quindi per tutti i cittadini, ha dato un qualche respiro. Seguiamo quotidianamente, o quasi, voi comprendete, la procedura per l'appalto dei lavori di completamento di Sant'Agostino. Abbiamo deliberato proprio pochi giorni fa l'approvazione del progetto di manutenzione straordinaria della chiesa di Santa Sofia, anche questo un finanziamento regionale che era bloccato da tempo, da anni. Stiamo spingendo moltissimo, essendoci anche fondi disponibili, per la demolizione della canonica di San Giacomo, un vecchio progetto voluto, declamato, decantato, descritto, annunciato tante volte, e siamo a buon punto da questo, anche in relazione a questa iniziativa. Nel patto per la Sicilia abbiamo preso favorevolmente atto della previsione di un contributo statale attraverso il cosiddetto patto per la Sicilia. Speriamo che le note vicende della crisi di governo e del periodo che si annuncia, che è un periodo di lunga campagna elettorale, non blocchi il cosiddetto patto per la Sicilia. Per Caltagirone, oltre quasi gli 11 milioni destinati a Sant'Agostino, sono previsti 3 milioni e 350-400 mila euro per il consolidamento statico di una parte del costone di Santo Stefano, e un finanziamento quasi di pari importo, quasi 3 milioni e poco più, per il completamento dell'anello della rete fognaria della città. Si tratta, quando questo per volontà dei governi nazionale e regionale diventeranno decreti finanziati e operativi, ovviamente di ossigeno per le nostre maestranze, per le nostre imprese. E qui vorrei lanciarlo un appello alle imprese di Caltagirone, che nella modificazione piuttosto continua degli assestamenti normativi dovrebbero farsi trovare pronte per il tempo in cui usciranno poi i bandi di gara, per il tempo in cui saranno pubblicati i bandi. Il nostro è un reticolo di piccole imprese e non possiamo poi lamentarci se appalti da 10 milioni, 3 milioni, 4 milioni vengono aggiudicati da imprese che sono quelle che il libero mercato offre. E non possiamo poi tanto lamentarci se queste imprese qui assumono poco o niente, perché portano con sé anche le esperienze delle maestranze, oltre che i mezzi e così via. Ecco, la città deve ritornare a credere in se stessa anche da questo punto di vista.
E mentre ci siamo occupati di tutto questo, in questi primi 6 mesi, che guardate, parentesi, intendo aprire di 30 secondi, sembrano mesi durante i quali la città sia diventata una città normale. E ovviamente una città normale chiede agli amministratori sempre di più e sempre meglio. E questo è giusto, perché un rapporto corretto, non quello eccessivamente polemico, tra l'opinione pubblica e l'amministrazione è un rapporto di interscambio, è un rapporto quasi di simbiosi. L'amministrazione ha l'interesse a fare sempre di più e sempre meglio, perché l'amministrazione non vuole mai sfigurare, perché l'amministrazione è fatta di uomini e di donne in carne e ossa che vivono nella città. Quindi meglio e più funziona la città, più alta è la qualità della vita, anche per chi ci abita, anche per gli amministratori, che non vengono da Marte ovviamente. E la città chiede all'amministrazione. Mi piace questo clima di asserita normalità, di presunta normalità. Ma attenzione, signori della stampa, amici della stampa, Caltagirone non è ancora una città normale o normalizzata. È una città che è uscita dal coma profondo, questo sì. È una città che forse sta uscendo dalla sala di rianimazione, questo sì. Ma non è ancora una città guarita, perché la città guarirà nel momento in cui sarà pagato l'ultimo centesimo dei debiti che questa amministrazione ha ereditato e quando potrà destinare risorse nuove, fresche, allo sviluppo socio-economico. Sapete, per passare ad una sintesi plastica, quando questa città sarà normale? Questa città sarà normale quando sul tavolo del sindaco non ci sarà più uno dei quasi 400 dipendenti che porterà un decreto ingiuntivo o un precetto. È quello che quotidianamente a me portano, decreti ingiuntivi e precetti. Questa sarà una città normale quando, telefonando ad un fornitore, il fornitore non risponda o non risponderà dicendo: no, sindaco, per lei può venirsi a prendere ciò che vuole, ma non mi parli del comune perché a me ancora devono essere liquidate fatture del 2007, del 2008, del 2009 e così via dicendo, senza responsabilità ovviamente di alcuno. Quello che accadde in pieno agosto quando si bruciò il motore dell'autoclave di questo palazzo, con la scoperta poi del luogo e del sito dove questa autoclave era ubicata e installata. Allora, in questo nostro presunto recupero di normalità stiamo tentando di occuparci anche di altro, di programmare. E per esempio la delibera per la costituzione dell'organismo nei confronti del sovraindebitamento è uno di questi passaggi. La costituzione del garante per i diritti del detenuto e di quanti siano privati della libertà personale è uno di questi passaggi. Noi ci siamo molto concentrati e siamo ancora moltissimo concentrati sul bilancio, perché sappiamo essere il principale problema dell'amministrazione comunale e della intera città, ma al contempo non ci dimentichiamo di impostare il lavoro che ovviamente va in direzione della maggiore vivibilità della nostra città, che deve ritornare ad essere una città a dimensione umana, a dimensione d'uomo. Ed è così che ci siamo anche occupati, abbiamo ottenuto per esempio
l'assegnazione da parte della città metropolitana del palazzetto dello sport. Questo palazzetto dello sport di nuova, di recente costruzione, molto bello a vedersi, funzionale, moderno, chiuso, ovviamente non poteva che entrare nelle nostre già iniziali attenzioni. Abbiamo trovato la disponibilità della città metropolitana, è già stato sottoscritto un contratto di comodato, siamo in attesa della consegna materiale che avverrà, io inviterò, come è giusto che avvenga, il sindaco della città metropolitana per una sobria e breve cerimonia di consegna. La collocazione, la ubicazione del palazzetto dello sport a pochi metri dalla tanto discussa piscina comunale ci ha fatto venire in mente l'idea di concentrare in una sorta di complesso sportivo l'una e l'altra struttura. Ovviamente è il nostro intendimento, lo ribadisco, riaprire la piscina comunale nel più breve tempo possibile. Per riaprirla ci vogliono risorse finanziarie, che oscillano tra 250 e 300 mila euro, che in questo momento il Comune non ha. Ci è sfuggita anche l'occasione, non per colpa di nessuno, ma per colpa di tutti, cioè del dissesto, la possibilità di attingere ad un mutuo a tasso zero del credito sportivo. Come voi sapete, i comuni in dissesto non possono accedere a mutui, anche quando poi il tasso zero non è mai zero, è sempre 0, qualcosa, anche quando il tasso è particolarmente favorevole. Risorse interne? No. Il mutuo? No. Faremo un bando, ovviamente un bando non svantaggioso per il Comune, ma un bando vantaggioso per il Comune per il ripristino e la gestione della piscina. Così come pubblicato in questi giorni, credo siano gli ultimi, non tengo il conto, il bando per l'affidamento dell'ascensore di risalita nel quartiere dei Cappuccini con la annessa gestione del parcheggio e dell'area per il parcheggio dei camper, dei camperisti. Insomma, come vedete, l'amministrazione si è mossa a 360 gradi. Con riferimento a beni immobili della città che non sono di competenza comunale, voglio qui ricordare la recente iniziativa che abbiamo assunto sempre nei confronti della città metropolitana con riferimento all'annosa vecchia questione del cinema teatro Metropol di via Principe Umberto. Potrei farvi, ma ve la risparmio ovviamente, la storia amministrativa dell'acquisizione da parte di una esecuzione immobiliare già alla fine degli anni 90 del teatro Metropol da parte della ex provincia regionale. La realtà qual è? Che sono passati molti anni ed è rimasto un monumento decadente e un simbolo del degrado e della inefficienza amministrativa e politica. Un recente provvedimento legislativo del governo Renzi, un provvedimento voluto dal ministro Franceschini, che a me pare molto buono e positivo, ha destinato e destina ingenti risorse per il recupero di cinemi e di teatri. Ho chiesto e sollecitato la città metropolitana di poter attingere, essa che è la proprietaria dell'edificio, dell'immobile, con un progetto che io conosco da molto tempo, come conosce
l'assessore Gruttadauria, che è stato apprezzato consigliere provinciale in anni passati, un progetto che all'epoca aveva il livello della esecutività, che forse oggi andrà aggiornato, una settimana, due settimane di lavoro, se la città metropolitana volesse, e noi ovviamente glielo chiediamo con particolare insistenza e pressione, partecipare alla distribuzione dei fondi attraverso un progetto valido, come era valido quel progetto per la ristrutturazione del Metropol, il Metropol finalmente potrebbe essere recuperato, senza attendere piani triennali impossibili, senza rivolgersi a project financing che nel tempo hanno dato i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. E a questo riguardo devo ricordare l'iniziativa della costituzione di due commissioni consultive insediate un paio di mesi fa, due o tre mesi fa, a titolo del tutto gratuito, chiedendo ai professionisti egregi di Caltagirone di esaminare, non perché l'amministrazione non avesse la competenza o non fosse nella condizione di poter esaminare, ma perché l'amministrazione ha ritenuto di coinvolgere, cosa forse non fatta usualmente nel passato, le migliori forze professionali per leggere con i propri occhi le carte di questo comune. È anche questa un'operazione trasparenza e, se volete, un'operazione verità sui contratti in essere. Laddove noi dovessimo pervenire alla conclusione di ragionevole fondatezza che uno, due, nessuno, tutti, non lo sappiamo, i contratti in essere non siano vantaggiosi per la pubblica amministrazione e comunque lo siano ragguardevolmente di meno vantaggiosi rispetto agli interessi dei privati, che sono leciti e legittimi fino a quando sono leciti e legittimi, l'amministrazione comunale, così come la coalizione e la maggioranza che la sostenne sei mesi fa scrisse nel programma sottoscritto da tutti, metterà in campo le opportune iniziative perché il comune ritorni al centro dell'attenzione, perché ritorni al centro dell'attenzione l'interesse pubblico, che vorrei ricordare è preminente per chi amministra rispetto invece al perseguimento dei pur legittimi e leciti interessi delle imprese private. Ci accingiamo ad iniziare il secondo semestre. Se ce lo consentirete, lo inizieremo il 2 di gennaio, il 31, l'1. Chi può si riposi. A me non è capitato nemmeno a Natale, ma e non lo auspico per Capodanno, seppur qualche ora di riposo sereno in famiglia fa bene e ritempra per produrre di più e rendere meglio. Inizierà una fase di maggiore e più mirata programmazione, che riguarderà in particolare il piano regolatore generale, e questa è notizia. L'amministrazione adotterà entro i primi 10 giorni di gennaio una delibera con la quale indica all'ufficio quali sono le linee guida e ispiratrici per la revisione del piano regolatore generale, che io qui vi posso in estrema sintesi riassumere. Alleggerimento fino all'abolizione, se possibile, completa dei vincoli gravanti da anni sui cittadini. Terreni vincolati per opere mai realizzate non sono assolutamente necessari, anzi sono deleteri per l'amministrazione comunale.
E lo sono anche e soprattutto in ragione di una recente, seppur non recentissima, sentenza della Corte Costituzionale, che ha chiarito con una sentenza interpretativa molto stringente che i vincoli superiori a 5 anni e non revocati dalla pubblica amministrazione danno diritto al proprietario del terreno vincolato di chiedere il 20% del valore complessivo del bene per ogni anno di vincolo eccedente i primi 5 anni. Voi comprendete bene che questo significa che ogni 5 anni è come se il proprietario avesse venduto il terreno. Non serve. Non serve perché i prossimi anni non saranno anni di espansione urbanistica. Noi non abbiamo bisogno di nuove case, di nuovi edifici. Come ho detto ieri sera a Granieri, anzi, la nostra è una città che ha un patrimonio abitativo, un numero di metri quadrati e di stanze, perché credo che si urbanisticamente si calcoli così, pari al doppio o anche più rispetto alla cittadinanza residente, alla popolazione residente. Quindi l'obiettivo del piano regolatore generale sarà invece orientato verso le manutenzioni, il recupero, i consolidamenti statici. Prima linea guida del piano regolatore generale. E poi le perequazioni, che si rivolgeranno ovviamente al passato, al presente e al futuro. E poi sarà il momento, contemporaneamente sarà il momento, sul piano della pianificazione, di mettere mano al PUT, che non è la sigla di una brutta parola, ma è il piano urbano del traffico. Non è che ce ne siamo dimenticati, tutt'altro. Abbiamo affrontato emergenze che hanno assorbito l'amministrazione in lungo e in largo, e tuttavia abbiamo già avviato un lavoro che si espliciterà in un confronto assolutamente continuo, costante, con le organizzazioni di categoria, con quelle del commercio, con quelle dell'artigianato, con le associazioni di volontariato, con le associazioni tout court, con la città. E se sarà necessario, con riferimento alla chiusura e alle modalità e alla quantità di chiusura del centro storico, cioè alla ZTL nel centro storico, come l'assessore Gruttadauria ha suggerito, passeremo anche ad un referendum per cittadino libero, aperto, arioso, per sottrarre la decisione agli umori di questo o di quell'altro e far decidere la città. Città consapevole di se stessa, città consapevole di ciò che vuole diventare. Perché rispetto a uno che si lamenta della chiusura per alcune ore, per alcuni momenti, della via Principe Amedeo, della via Duomo, al carcere borbonico e poi la via Vittorio Emanuele, la via Luigi Sturzo, io ne sento 100 che mi dicono: bravo, vai avanti così, bravi, andate avanti così. E allora carta in tavola, trasparenza, vediamo la città cosa intende fare. Noi non deleghiamo le nostre scelte, siamo stati eletti per scegliere e per decidere, ma nel consenso e nel concorso fra tutti. E questi saranno i provvedimenti delle prossime settimane, dei prossimi mesi. E a proposito di prossime settimane, di prossimi mesi, vorrei qui toccare un altro argomento di particolare importanza, che è quello dei rifiuti urbani. Anche qui la qualità della vita di una città si misura attraverso l'efficienza di questo servizio, ma consentitemi, si misura anche
attraverso la civiltà di tutti noi, a cominciare da me per primo. Ci siamo impegnati subito, insieme all'assessore Caristia, attento, solerte, attivo, competente, sul da farsi. Abbiamo trovato anche qui un contratto in essere, un contratto che abbiamo cercato di migliorare anche nel rapporto continuo e costruttivo con l'impresa da una parte e gli operatori dall'altra parte. Oggi gli operatori non hanno ragione di fare alcuna lamentela, anche loro sono stati puntualmente pagati. Prima non avveniva. Vi ricordate? Momenti di crisi che ci hanno fatto vivere esperienze come se fossimo in quale parte d'Italia, non lo so, forse nemmeno in Italia, nel terzo mondo. Sì, ricorda certe scene di Napoli di alcuni anni fa. Tutto ciò oggi non c'è perché il servizio è abbastanza a regime, funziona. Abbiamo temuto che la gara unica di bacino potesse non vedere mai la luce, ricorsi, controricorsi, questioni giurisdizionali, giudiziarie, giuridiche. Qualche giorno fa è stata pronunciata una parola di rasserenamento da questo punto di vista. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, come tutti voi saprete, ha definitivamente respinto il ricorso contro la ditta aggiudicataria di questo servizio di bacino, che comporta quindi il servizio in 15 comuni, nei 15 comuni che costituiscono la società Calat SRR. Tempi burocratici, io credo di poter agevolmente prevedere che entro un paio di mesi questa gara, questo servizio entri in funzione, a seguito della nuova gara. Cosa comporta? Qual è la novità? La novità è quella che ieri sera commentavamo a Granieri, la raccolta porta a porta. La raccolta porta a porta è tale e funzionerà se incrementa e incentiva la percentuale di separazione dei rifiuti che noi quotidianamente produciamo. A Granieri, dove l'abbiamo sperimentato da un mese, da meno di un mese, la raccolta porta a porta ha dato, all'interno certo di una piccola comunità, ma pensate come sarebbe bello se questo esempio inondasse e stimolasse tutta la città di Caltagirone, un risultato straordinariamente positivo. Dopo i primi 10-12 giorni si era consolidata una percentuale di differenziata del 75% circa. Oggi si veleggia intorno all'80 e più per cento. Ecco, io non voglio osare di sperare tanto, seppure abbiamo noi trovato a fine giugno una differenziata in città che mediamente era dell'8% e oggi è appena del 16%, troppo bassa. E ne abbiamo solo parlato, abbiamo fatto un po' di promulgazione del messaggio, dell'idea di diffusione, di sensibilizzazione anche all'interno delle scuole. Ecco, giungere nel giro di alcuni mesi ad una percentuale almeno della metà, per poi tendere al 60%, al 70%, ci dà la possibilità di poter raggiungere almeno tre obiettivi immediati. Rispetto dell'ambiente, fondamentale. Decoro urbano, ci ritornerò tra un secondo, e abbattimento delle tariffe. Un servizio che costasse, e se così sarà, costerà mediamente 150-200 euro in meno
ad ogni famiglia significa lasciare 200 euro in più per le spese ordinarie o straordinarie ad ogni famiglia della nostra città. Decoro urbano. Consentitemi di rivolgere l'ulteriore, l'ennesimo appello alla nostra città, a tutti quanti noi. È bello vivere in una città nel corso della quale, sulle vie e piazze della quale non si vedano rifiuti ingombranti, solidi ingombranti, secondo la definizione. Ma è ancora più doveroso non vederli se non vengono lasciati, se non vengono gittati, abbandonati. La quantità di materassi raccolti in questi 6 mesi è un numero impressionante. La quantità di poltrone, divani dismessi, cucine sgangherate, televisioni di vecchie dimensioni, frigoriferi. Ma perché? Perché c'è un servizio, è un numero verde. Bisogna attendere qualche giorno, lo faremo efficientare dalla società, non dipende direttamente dal comune, sempre di più. Ma un po' di pazienza e un po' di senso civico ci impedirebbe di vedere sulle nostre strade quello che quotidianamente purtroppo siamo costretti a vedere. Il servizio del comune è il servizio per la raccolta dei rifiuti, non per la raccolta dei materassi, vorrei ricordare. Ci sono altre strade, altre vie, altre ipotesi. E nel contempo non ci siamo fermati. E in collaborazione con questa volta l'altra Calat, perché poi la proliferazione delle sigle è sempre un'abitudine del tutto italiana e siciliana in particolare, la Calat Impianti, che gestisce l'impianto di compostaggio alla zona industriale, e in collaborazione con Lega Ambiente, con un'associazione che fa capo a Lega Ambiente, il Cigno, abbiamo attivato al Viale Autonomia, dopo tempo trascorso, non so esattamente quanto, ma certamente un paio d'anni, un anno e mezzo, una ecostazione per la raccolta di rifiuti solidi. E nel mentre stiamo lavorando per la realizzazione di qualche centro di raccolta per gli ingombranti. Ecco, non so se questo sia molto o poco, in estrema sintesi. Vi ho voluto passare in rassegna alcune iniziative, non voglio ovviamente fare torto a nessuno, le politiche scolastiche, le politiche culturali, le politiche dei grandi eventi. Ci siamo insediati, come ricordavamo, il 27 giugno. Dopo 28 giorni era San Giacomo. Per amministrare un comune come Caltagirone non è che ci voglia la laurea per sindaco. Il corso di laurea per fare il sindaco non la rilascia nessuna università. Ci vuole soltanto un po' di buona volontà, di umiltà, di modestia, di capacità di ascolto, un briciolo di esperienza e il piglio per amministrare. Questo è anche necessario, o se vogliamo indispensabile. In pochi giorni, in 2 o 3 settimane, con pochissime risorse finanziarie, parte delle quali peraltro rimborsate dalla Regione Siciliana, abbiamo dato vita ad un mese di festeggiamenti nei confronti del nostro Santo Patrono, che ha almeno riconciliato la città con la propria tradizione. Questo era l'obiettivo e quell'obiettivo abbiamo raggiunto e siamo orgogliosi di averlo potuto raggiungere. Non è lo sfarzo delle carrozze del Senato civico che fa la differenza. La differenza la fa il rapporto tra i cittadini e gli amministratori. Degli amministratori che curano il dettaglio della tradizione e il valore della tradizione, noi abbiamo visto
essere stato molto gradito da parte dei nostri concittadini, che voglio tutti ringraziare per la compostezza e per la collaborazione. Guardate, non mi ero mai accorto, e l'ho vissuta con autentica trepidazione, quanto siano sentiti ed anche carichi di una qualche tensione i tre giri di San Giacomo in piazza. È davvero un miracolo che ogni anno si compie e lo continueremo ovviamente a compiere nei prossimi anni. E siamo giunti al Natale. Avremmo voluto fare molto di più, però l'amministrazione comunale, per privilegiare spese ovviamente essenziali, certamente maggiormente essenziali rispetto a quelle che si dedicano a ricorrenze, seppur importanti come il Natale, ha speso, impiegato 10.000 euro. Di questi ci è stato assicurato, anzi credo sia arrivata una nota ufficiale in questi giorni, 5.000 a carico della Regione. Mi dispiace che tre dei vasi posizionati a mo' di segnapasso lungo la via Luigi Sturzo siano andati rotti. Lo mettiamo in campo, è un'incertezza, è un'alea, ma voglio ricordare a tutti come sia bene patrimonio del Comune e come rompere il vaso sul muro di cinta della villa comunale. Non è un buon segno e tuttavia bisogna andare avanti. Quanto invece alle risorse residue in attività promo pubblicitaria del Natale a Caltagirone. 10.000 euro in tutto in una città che intende essere e che in parte è già stata, e lo decretano le presenze di questi giorni, capitale del presepe d'arte in terracotta, soprattutto in terracotta, è una cifra davvero risibile, trascurabile. Caltagirone dovrebbe poter impegnare, investire 150-200.000 euro per un Natale. Metà delle risorse in addobbo cittadino per la creazione del clima di suggestione, l'altra metà in campagna promo pubblicitaria, aeroporti internazionali, grandi agenzie di viaggio, le catene di agenzie di viaggio, le crociere. Questo è quello a cui dobbiamo tendere e che piano piano dobbiamo mettere in campo quando, uscendo fuori dal dissesto, riprogrammeremo un bilancio che tenga conto di questo rilancio della città. Noi non ci siamo ovviamente riusciti perché abbiamo preferito pagare le cooperative sociali, pagare gli stipendi, cioè privilegiare la spesa sociale. Ma l'anno prossimo sarà diverso, fra due anni sarà ancora maggiormente diverso. Ecco quando io dico la normalizzazione della città. Eppure i risultati ci sono. È venuta la RAI. Non è costato nulla al Comune, ha fatto degli ottimi servizi, credo che andrà in onda domani, il 30, il 31, domenica 31, credo dalle 15.55 alle 16.25, se la mia informazione è corretta. Altri network regionali stanno lavorando in questi momenti, in queste ore, per rilanciare l'immagine della città al di fuori della città. Il presepe in terracotta artistica che è stato montato e posizionato
a Como, ha già fatto parlare di sé oltre una trentina di testate, forse compresa qualcuna tra quelle che voi rappresentate, di stampa tradizionale e di stampa online. Ecco l'obiettivo di questi sei mesi, pienamente centrato, ed ecco gli obiettivi per i prossimi semestri, perché la nostra amministrazione, per volontà unanime e concorde di tutti, lavora a fasi semestrali, per obiettivi, cronoprogrammi, concentrazione sugli obiettivi, priorità di obiettivi. Saranno i semestri del rilancio della immagine di Caltagirone come città pilota persino nell'uscire fuori dal dissesto finanziario. Stiamo cogliendo anche questa occasione, sembrerebbe paradossale, però ci siamo detti, ovviamente discutendo in giunta come siamo abituati a fare, e poi ognuno di noi portando in giunta il pensiero e la riflessione di tanti momenti e di tante ore di riflessione solitaria, ma vediamo se ci riesce di trasformare una debolezza, una fragilità in una forza. Non c'è dubbio che il dissesto è stata una debolezza, una fragilità. E se però diventiamo progetto pilota, essendo la città da questo punto di vista più in crisi d'Italia, al Ministero degli Interni ci dicono che nessuna città ha da riequilibrare 5 bilanci, chi 2, chi 3, le situazioni più gravi, nessuna 5, tranne Caltagirone. Attraverso questo metodo del riaccertamento certosino e puntualissimo dei residui attivi e passivi, guarda che noi possiamo diventare un modello per le altre amministrazioni che sono in dissesto, per le moltissime altre che sono in predissesto e per le tantissime, io non me lo voglio augurare e da cittadini italiani non ce lo dobbiamo augurare, ma che temo fortemente dovranno necessariamente dichiarare il dissesto. E quando, e concludo con lo stesso argomento iniziale, perché l'alfa e l'omega di questo primo semestre, il bilancio e il riequilibrio, al Ministero degli Interni e la settimana scorsa alla Corte dei Conti, con il Presidente della sezione controllo sulle amministrazioni locali siciliane, Presidente Graffeo, in un lungo colloquio, ci è stato detto: questa è la strada giusta, ma più che la strada giusta è l'unica perseguibile, e ci siamo detti: guarda, guarda, che abbiamo azzeccato il tema. E se se ne è accorto persino un giornale settimanale tra i più importanti d'Italia, Panorama, a tiratura nazionale, che ha dedicato ed è stata ripresa, e vi ringrazio, da qualche parte della stampa locale, ha dedicato una lunga intervista, un'intera pagina, all'assessore Giaconia, che è obiettivamente l'artefice di questa attività di riaccertamento paziente, ostinato riaccertamento, indomito. Non c'è difficoltà che ci hanno potuto fermare e frenare, e ha dedicato Panorama un'intervista al nostro assessore Giaconia, significa che non solo Caltagirone ritorna in una ribalta di dimensione nazionale, ma non ci ritorna perché è caduta in dissesto, ci ritorna e ci va perché sta facendo tutto ciò che è possibile fare per uscire fuori dal dissesto. Quindi messaggio
in chiave positiva, in chiave futura, in chiave persino ottimista. Ma è l'ottimismo della ragione quello che ci deve sorreggere, non l'ottimismo degli incoscienti. L'ottimismo della ragione, l'ottimismo di quanti sanno di operare quotidianamente, senza contare le ore di lavoro, qui nessuno porta l'orologio, ce lo mettiamo la mattina per abitudine, ma la verità è che l'impegno della Giunta, e voglio ringraziare davvero i colleghi tutti ad uno per un impegno straordinario che stanno profondendo per aggredire fin da subito una situazione di emergenza quale quella che noi abbiamo trovato e quale quella dalla quale non possiamo dire di essere ancora totalmente usciti. L'occasione, concludo, mi è propizia per ringraziare anche il Presidente del Consiglio Comunale, il Vicepresidente, i Presidenti dei gruppi, i Presidenti delle Commissioni e tutti i consiglieri comunali, al di là ovviamente degli schieramenti che sono il sale della democrazia e del confronto, e voglio augurare al Consiglio Comunale di essere davvero concreto e breve nel tempo dell'approvazione. Ovviamente dipenderà dalla Giunta quando arriverà il provvedimento di riassesto dei bilanci in Consiglio, perché quello sarà l'apice della conclusione di questa prima fase del lavoro che abbiamo intensamente vissuto, impostato prima, vissuto dopo, e che vogliamo portare. Ovviamente chi mi conosce sa quanto io sia da questo punto di vista esigente ed anche frenetico, perché l'obiettivo lo voglio toccare con mano, è mio dovere, è mio compito, sono stato eletto per questo. Quindi lo faccio ed esercito questa funzione continuamente e costantemente. E in ultimo davvero un ringraziamento a voi per tutto quello che dite, per tutto quello che scrivete, anche per quello che non dite e non scrivete, ed anche per quello che dite e scrivete con qualche punta di critica che io personalmente accetto e non ho ovviamente nulla da ridire, anzi cerco di migliorare l'azione amministrativa anche attraverso quello che voi scrivete e dite. Un augurio di fine anno, di serenità, augurio a voi, alle vostre famiglie, alle vostre testate, ai vostri responsabili, ai vostri direttori, ai vostri editori, a tutti quelli che danno vita a questa grande famiglia della stampa di ogni ordine e grado e di ogni modalità della città di Caltagirone e dell'intero comprensorio. E auguri ovviamente alle vostre famiglie, a voi tutti, di realizzare quello che vi sta più a cuore di realizzare.